la mia review di oggi sarà sulla palette della Marc Jacobs The Starlet. Questa è la palette, come potete vedere sono colori metallici. In America ci sono 6 palette, però 2 sono nuovissime. In Italia ci sono le 4, ce ne sono soltanto 4, tra cui appunto anche questa, che sono le prime che lui ha fatto uscire. Io ho preso questa perché, essendo comunque un amante dei colori metallici, volevo, rispetto a quella nude magari, di solito sapete che provo quella nude, ho detto proviamo questa, ce l'ho da tantissimo tempo, l'ho presa praticamente quando è uscita la linea. Il prezzo in Italia è di 53 euro e 50. Il packaging penso che sia in assoluto il packaging più bello. Non esiste un packaging così bello per una palette, anche perché è sottilissima, potete vedere che è la metà di un mio dito, e quindi è fantastica da mettere in borsa, poi è molto elegante. Vi faccio vedere gli swatch sulla mano e poi li mettiamo sugli occhi. Questi sono i colori, come potete vedere sono tutti metallici, molto pigmentati e molto omogenei. La vado a mettere sugli occhi. Questi ovviamente sono solo 3 dei colori contenuti all'interno della palette, sono quelli un po' più caldi, quelli un po' più color terra, rame, però sono tutti più o meno allo stesso livello, sono tutti molto pigmentati, e l'unica cosa, lo potete notare anche da come si presenta la palettina, sono leggermente polverosi, quindi quando li prelevate dovete fare un po' di attenzione perché tendono un po' a perdere particelle di colore in giro. Ad esempio, se volete usare il colore super intenso, la cosa migliore, per esempio vi faccio vedere, è usare le dita, quindi tipo decido di cambiare e mettere un po' di questo, vedete che anche solo mettendolo sopra scrive molto bene. Il mio voto quindi per questo prodotto è, rullo di tamburi, 8, gli do 8 perché è sicuramente una bellissima palette, però il fatto che sia leggermente polverosa fa sì che sia un po' difficile da utilizzare, poi sono colori intensi, quindi se fate un trucco e poi ci mettete questo dovete un po' lavorarlo, e diciamo che mi piace di più, dico la verità, nella confezione che non sugli occhi, quindi vederli così, quando mi ricordo quando l'ho presa ero tipo al settimo cielo, in realtà non è... Non lo uso quasi mai come palette, cioè non è che dico aspetta fammi prendere la palette di Marc Jacobs, non è proprio la mia palette preferita, anche perché essendo tutti metallizzati e perlati comunque bisogna fare attenzione a fare un trucco, bisogna comunque usare anche un tono di un'altra palette neutro, opaco, per comunque bilanciare un pochino il tutto, perché altrimenti palla del disco, ha suonato la porta, ciao bellezze!